Allora che il Dio ti benedica. Ti saluto con la pace del Signore. Non voglio correre il pericolo e il rischio di togliere il tempo alla parola del Signore, ma sono veramente grato a Dio di trovarmi in mezzo a voi. È una gioia stare veramente nella presenza del Signore, e non è retorica dire che la presenza di Dio ci onora in questa mattina. Siamo grati a Dio. Ripeto, Vangelo di Matteo, capitolo 27, dal verso 45. A Dio sia la gloria. Dall'ora sesta si fecero tenebre su tutto il paese fino all'ora nona. E verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce: Eli, lama sabachthani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato? Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: Costui chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna e, inzuppatala di aceto, la pose in cima a una canna e gli diede da bere. Ma gli altri dicevano: Lascia, vediamo se Elia viene a salvarlo. E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. Ed ecco la cortina del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. La terra tremò, le rocce si schiantarono, le tombe si aprirono e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono. E usciti dai sepolcri, dopo la resurrezione di lui, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, visto il terremoto e le cose avvenute, furono presi da grande spavento e dissero: Veramente, costui è il figlio di Dio. Potete accomodarvi e prendere posto. Gloria al Signore. Non ho voluto sostituire nulla alla parola, ma è scritto era il figlio di Dio per il centurione, ma per noi è il figlio di Dio. Ed è una realtà che il Signore ha messo sul mio cuore, che voglio trasmettervi questa mattina. È la realtà di questo grido che il Signore ha elevato sulla croce. Il grido non di un disperato, lasciatemi, permettetemi questo aggettivo, un grido non di solo un sofferente, ma il grido del Re dei Re, del Creatore dei Creatori, del Signore dei Signori. Gesù, avendo scritto, di nuovo gridato a gran voce. Ed è importante considerare gli effetti di questo grido ieri e, perché no, gli effetti di questo grido ancora oggi. Ed è importante per la mia vita, lo è stato per noi, veramente abbiamo potuto considerare che quando l'avversario verrà come una fiumana, lo Spirito dell'Eterno lo ha messo in fuga. È stato così per la nostra vita, Dio ci ha strappati letteralmente, ha sgridato le potenze del nemico e sulla croce, gridando, ha potuto dire: o morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Cristo ha trionfato e continuerà a trionfare. Gesù, avendo di nuovo gridato a gran voce, il grido potente del Signore, perché no, anche un grido concreto. Non solo il grido straziante, io non voglio vedere stamattina questo grido come se fosse solo il grido del dolore, ma il grido della vita che vince sulla morte, il grido della luce che invade le tenebre, il grido della potenza che invade il male. E io voglio dire: Signore, questo grido della tua potente voce è ancora forte nella nostra esistenza. Quello, pensate, un grido udito dall'intero universo, se posso esprimermi così. Addirittura la terra tremò,
le rocce si schiantarono, le tombe si aprirono, ed è un grido che era stato udito non solo dal diavolo, ma è stato udito anche dal nostro Padre Celeste. È per quel grido che noi ci troviamo qui stamattina a glorificare il suo nome. Mi piace considerare questa verità per la mia vita, che ha raggiunto i nostri cuori fino a questo momento. Il grido udito dall'intero universo, da quello celeste, dagli angeli, perché no? Da quello degli uomini. Infatti il centurione, udendo quella voce, disse: veramente, costui era il figlio di Dio. Quindi un grido riconoscibile, un grido diverso, non solo il grido di quei ladroni che pagavano per le loro conseguenze, ma il grido del Salvatore del mondo che ha gridato sopra la morte per salvare noi peccatori. E quel grido è riconoscibile dal diavolo, perché vi ricordo che quando Gesù gridava agli spiriti immondi, gli spiriti uscivano dagli uomini, e Gesù lo ha fatto nella nostra vita, il suo grido potente, efficace ancora nella nostra generazione. Se siete d'accordo, diamo una gloria al nome del Signore. Ed è importante questa verità, un grido riconoscibile non solo per l'intensità, ma per la potenza efficace di quella forza del Salvatore. Voi pensate che la morte avrebbe mai potuto contenere il principe della vita? Mai sia una cosa del genere. Potevamo mai pensare che il nemico poteva prendere il sopravvento sul principe della vita, della pace? No, quel grido fu il grido della vittoria. Tutto è compiuto, e la cortina del tempio si fendé in due. Il grido del Signore Gesù apre ogni realtà e ogni strada, e a Lui solo io voglio dare la gloria. Un grido di vittoria, un grido di trionfo, il grido della vita. Pensate che anche gli inferi udirono quel grido. Le tombe si aprirono. Neanche la morte, udendo il grido del Salvatore, del Signore, ha potuto trattenere i morti. E questa è l'anticipazione di quello che verrà quando Gesù raccoglierà i suoi eletti. Con un grido potente, con voce d'arcangelo, Lui ci raccoglierà nel cielo per l'eternità. Siete d'accordo con me? Mi piace considerare, non era il grido di un morente, di un sofferente, ma la voce del giusto sull'ingiustizia, la voce della verità sulla menzogna, la voce del bene sul male. Questo è il grido che ancora il Padre ascolta, perché Gesù sta mediando per me e per voi. È vero o no? Gesù non era solito gridare ad alzare la voce, non è come il sottoscritto. Pensate che nel libro di Isaia, al capitolo 42, il verso 2, dirà: egli non griderà, non alzerà la voce, non la farà udire. Cioè, dal punto di vista del timbro della voce, ma quel grido potente dove ogni angelo dell'inferno si ferma, ogni tempesta si blocca, ogni morte non può trattenere i suoi morti. Io voglio dire: Signore, fa che il tuo grido, possiamo dirlo ancora stamattina, gloria al Signore. Il grido di Gesù squarciò la cortina del tempio di separazione, aprì le tombe dei morti e li riportò in vita, schiacciò il capo del serpente e riportò la vittoria. Pensate, c'è un cantico che si innalzava alcuni anni fa: sul peccato vittoria, sulla morte ha trionfato, sopra il male ha vinto. Gesù ha riportato la vittoria per noi. E un giorno il Signore, proprio agli inizi della creazione, Dio parlando con Caino disse: io ho udito, pensate, la voce del sangue del tuo fratello che grida a me dalla terra. Proprio così Dio disse a Caino: io ho udito la voce del sangue di tuo fratello che grida a me dalla terra. Voi pensate che il Signore, se ha udito quella voce, non sentirà a favore di qualche peccatore stamattina? La voce di Gesù che dirà: Padre, perdona loro perché non sanno quel che si fanno. Signore, intercedi per noi in questa mattina. Fa che tra noi e i nostri peccati ci sia il sangue di Cristo Gesù che ci possa purificare. Pensate che proprio così riprenderà poi lo scrittore agli Ebrei, e dirà proprio così: quello che Dio disse a Caino
Poi riprenderà lo scrittore agli ebrei su questa verità. Badate di non rifiutarvi di ascoltare colui che parla, perché la cui voce scosse allora la terra, dice questa verità. Gesù, il mediatore del nuovo patto, è il sangue dell'aspersione che parla meglio del sangue di Abele. Quindi se il Signore ha sentito quel grido, quanto più Gesù sarà pronto a gridare a favore dei suoi figlioli in questa mattina, a favore dei peccatori, a favore di questa Chiesa. Signore, portaci a Te e aiutaci ad ottenere la vittoria in Cristo Gesù. Ed è importante il grido del Signore sulla morte. Vi ricordate? Io credo che come avveniva ieri, io credo che il grido del Signore sia ancora potente di risuscitare i morti. E non solo i morti fisici, ma sicuramente dei morti spirituali. Chi è più morto? Io mi sono sempre posto questa domanda. Chi era più morto? Lazzaro nella tomba o Marta e Maria che non avevano la fede? Noi a volte pensiamo che le persone che respirano siano in vita. Bisogna vedere qual è il loro stato spirituale nel cuore. Io mi auguro che stasera dei morti spirituali possano risorgere in Cristo Gesù il Signore. Pensate che davanti a quella tomba Gesù, detto questo, gridò ad alta voce. Una delle poche volte che il Signore gridò, anche di fronte alla morte di una ragazza, Gesù disse ad alta voce: io ti dico, bambina, levati. E quando la morte ode quella voce, non può trattenere i morti, li deve risorgere, perché Gesù è il risorto dei morti. E noi vogliamo dare gloria a Cristo Gesù, il vivente in mezzo a questa Chiesa, e a Lui sia la gloria. Davanti a quella morte non hanno potuto trattenere quei corpi, e io mi auguro che il grido di Gesù possa ancora gridare a favore di qualche peccatore morto nei falli e nei peccati e riportarlo a novità di vita. Il grido del Signore ieri riportava i morti a risurrezione, e fratelli cari, noi non dobbiamo pensare che questo grido abbia perso di potenza o abbia perso di efficacia. Gesù, gridando di nuovo ad alta voce, rese lo spirito. Non era casuale quel grido, non era così, e lo scrittore, l'evangelista Matteo, non l'ha messo lì così perché è stato un udito del suo orecchio, ma è stato lo Spirito Santo per farci comprendere che la potenza di ieri non è diminuita negli anni, ma Gesù è l'Onnipotente in mezzo a noi. Se ieri il grido di Gesù di fronte alla morte ha riportato in vita questa bambina e Lazzaro, io credo che il Signore stamattina può riportare alla vita tanti cuori che hanno bisogno della pace in Cristo Gesù. Pensate, Lui viene in soccorso ai Suoi figli. Quando Satana accusa i Suoi figlioli, quando Satana è pronto ad additare i nostri peccati e le nostre debolezze, c'è un altro grido che interviene a favore dei figli di Dio. E nel libro di Zaccaria leggiamo: ti sgridi il Signore, Satana, ti sgridi il Signore. Non è costui un tizzone scampato dal fuoco? Signore, intercedi per i tuoi figli stamattina e fa che se l'avversario vuole accusarci, la tua voce lo possa arretrare. Signore, dai gloria al tuo nome. Possiamo dare gloria al Signore? Bella questa. Uno dei versetti che ho voluto sottolineare, ce ne sono tanti, ma proprio a favore dell'opera del Signore, perché noi siamo l'opera Sua. La Chiesa non è fondata né su Pietro, né sugli Evangeli, né sugli uomini, ma la Chiesa è fondata su Cristo Gesù, il Signore. E quindi è a ragion di veduta, di logica, di verità, che quando l'avversario verrà, solo il grido del Signore, lo Spirito del Signore lo potrà arrestare. Proprio nel libro di Isaia è scritto: il Signore avanzerà come un eroe. Pensate, ecciderà il suo ardore come un guerriero, manderà un grido tremendo, trionferà sui suoi nemici. E il grido del Signore ieri era potente e il grido del Signore è ancora efficace in questa mattina. Signore, che la tua voce la possiamo dire chiara ai nostri cuori. Mi piace considerare questa verità. Quando sì, ecciterà il suo ardore, manderà un grido tremendo. Quel grido ieri
sulla croce ha voluto ratificare, sottolineare la vittoria che Gesù ha riportato. E quel grido, fratelli cari, continuerà ancora ad elevarsi a favore della sua Chiesa, dei suoi figlioli. Il Signore ci proteggerà. Quando camminiamo nella valle dell'ombra della morte, oh, noi non temeremo male alcuno, perché Dio è con noi. Quando saremo, attraverseremo la valle, quando attraverseremo le acque, non ci sommergeranno, perché il Signore è con noi. Signore, sii tu al nostro fianco, tu sei la nostra ombra, tu sei alla nostra destra, il Signore ci coprirà e ci proteggerà, e a Lui solo sia la gloria. Il Signore gridò di nuovo, avendo gridato, per farci comprendere che quel grido ha avuto inizio con il suo ministero e continuerà per l'eternità. Pensate che l'Evangelista Giovanni, nel libro dell'Apocalisse, lo ripete questa verità per ben 38 volte. Sono andato proprio a contarlo, 38 volte. L'Evangelista Giovanni dirà: io udì la grande voce del Signore. Udì la voce del Signore come quelle di grandi acque, la voce potente. E pensate che il Signore, di fronte alle malattie, perché non ricordarci quando Gesù sgridò la febbre alla suocera di Pietro? Gesù sgrida ancora le malattie. Possiamo dare una gloria al Signore, fratello? Voi pensate che quel grido non sia efficace? Pensate che noi siamo soli? Se un inconvertito, udendo quella voce, l'ha riconosciuta come colui che era il figlio di Dio, noi che siamo suoi figlioli non ascolteremo stamattina la voce del Signore come il nostro Salvatore, il nostro Dottore, il nostro amico, il nostro Signore? A Lui sia la lode e la gloria. Pensate, sgridò proprio la febbre, e la febbre la lasciò. Voi siete convinti o siete certi che il grido del Signore può ancora sgridare le malattie? O no? Non convinti, ma siamo certi che il grido del Signore può sgridare le malattie. Vi ricordate quando nella tempesta, nelle onde che stavano sommergendo l'imbarcazione dei discepoli? Perché dubitate? Non avete ancora fede? Gesù, destato, si è alzato, si sgridò letteralmente, il mare e i venti e gli ubbidirono. Fratelli, non è un grido rimasto agli archivi della croce, ma è un grido ancora potente in mezzo a noi. Gloria al nome del Signore. Ed è interessante questa verità. La voce del Signore a favore dei peccatori, la voce del Signore a favore dei suoi figlioli. Nel libro di Isaia, sempre scritto, lo hanno intitolato, chiamato alcuni commentatori, il quinto Evangelo, per le verità espresse della grazia del Signore. Una voce dice: grida, e si risponde: che griderò? Grida, che ogni uomo è come l'erba e ogni carne si secca. Ma chi accetta Cristo Gesù, come poi sarà ripreso nel Vangelo di Giovanni, Gesù ad alta voce esclamò: chi ha sete venga a me e beva. E il grido del Signore stamattina si eleva ancora a favore di quanti non hanno ancora accettato Gesù nella loro vita. Corriamo a Gesù, corriamogli dietro. Attiraci a te, Signore, noi ti correremo dietro. Mi piace considerare questo e concludo. La voce, il grido del Signore attraverso i tempi, per le circostanze, attraverso le malattie, attraverso i morti spirituali, attraverso i bisognosi, attraverso i suoi figlioli e la sua Chiesa. Ma ancora un grido preparerà la sua sposa per incontrare lo sposo eterno. C'è ancora un grido. Non avevo mai fatto caso a questa sottolineatura del grido della voce del Signore. Sulla mezzanotte si levò un grido e dice: ecco lo sposo, uscite gli incontro. Possiamo dare gloria al nome del Signore? Un'altra volta si riconoscerà quel grido che ha iniziato sulla croce, ma che di eternità in eternità accompagneranno coloro che lo hanno imparato a udire. Le mie pecore conoscono la mia voce, le mie pecore odono la mia voce. E pensate che proprio nel prima epistola ai Tessalonicesi è proprio scritto così: quel grido si eleverà per preparare la sposa, ma lo stesso grido accompagnerà il ritorno del Signore.
il Signore, con potente grido, con voce d'arcangelo, scenderà e noi viventi che saremo rimasti andremo a incontrare il Signore nell'aria per l'eternità. Quindi, se mi permettete, un grido che non ci lascerà mai da quando abbiamo accettato il Signore. L'abbiamo udito per noi che eravamo morti nei falli e nei peccati, quando il Signore ci ha chiamati a novità di vita. E lo vuole fare ancora stamattina per dei morti. Lazzaro, vieni fuori. Ma poi è un grido che ci ha accompagnato anche nelle tempeste. Gesù ha sgridato il mare e i venti e si è fatto bonaccia. È vero, fratelli cari, o no? È vero? Gesù ha sgridato tante volte le malattie. E se in qualche occasione non l'ha sgridato, evidentemente starà sgridando il nemico. Perché sapete, l'intento del nemico non è prendersi i beni di Giobbe. Il nemico non sa che farsene dei soldi di Giobbe o dei nostri soldi. A lui non gli interessa neanche il nostro corpo. Quello che il nemico vuole rubarci è la fede, è l'anima. Lui gira intorno, non perché vuole che noi rinneghiamo Dio. E quindi quando il Signore sgridò Satana, lo sgridò perché non potesse toccare l'anima di Giobbe. E il Signore ci preserva da ogni male. E se anche in qualche prova, forse in qualche grido noi stiamo elevando, Signore guarisci, voi dovete pensare che la mano invisibile del Signore non ci lascia e non ci abbandona. Lui sta sgridando l'avversario delle anime nostre, perché che cosa giova all'uomo? Se sarà guarito, se si arricchirà, se guadagnerà tutto il mondo, ma poi fa perdita dell'anima sua. La gloria di Dio gridato. E poi questo grido è stato affidato a noi, suoi figlioli. Un giorno i farisei diranno, la tua gloria mostri un segno, e invece questa gloria è stata affidata ai suoi figli. Nel Vangelo di Matteo dirà, se costoro taceranno, le pietre grideranno. Vedete, il grido ci accompagna da quando abbiamo accettato il Signore, e sarà lo stesso grido che ci accomunerà. Voi da Rimini, noi da Napoli, ma andremo a incontrare lo stesso sposo che sulla croce ha gridato per i nostri peccati, e quando ritornerà griderà perché possiamo radunarci insieme. I nostri capi, adoriamo il nome del Signore, alleluia. Diamo gloria a Dio, alleluia. Gloria al nome del Signore. Gloria a Dio. Non è superfluo né retorica dire che sentiamo la presenza del Signore. Ma io voglio sottolineare la vostra attenzione e lasciarvi con questa verità. Ecciterà il suo ardore, manderà un grido tremendo.